La triste storia della patata è questa, che la patata in sé, quella originaria andina, è un tubero piccolo, amaro e mediamente tossico. Le popolazioni andine, in modo particolare la parte femminile delle popolazioni andine, che erano quelle che si dedicavano alla coltivazione delle patate, hanno messo in opera in maniera inconsapevole una tecnica di selezione di questi tuberi. L'agricoltura andina è verticale, si va a seconda dei vari periodi, in seguito ai cambiamenti di clima, le popolazioni si spostavano verso l'alto, verso il basso, e quindi si portavano dietro questi tuberi, e questi tuberi subivano l'influsso delle variazioni di temperatura, che è un modo per ottenere delle specie diverse. Proseguendo così negli anni sono riuscite ad ottenere dei tuberi un pochino più grandi, un pochino più grandi. Quando sono arrivati gli spagnoli con la conquista, queste patate mi facevano proprio schifo. Uno, campano sottoterra. Due, le patate andine non sono quelle robe tutte fighettine con la buccia sottilina delle patate di origine olandese. E cioè, tutte belle lisce, c'hanno gli occhi. Poi non mi ricordo appunto delle mamme, zie, che schifo di patate andare, pieno di occhi. Basta andare nel banchetto lì che le e hanno gli occhi incavati, quindi non le vuole nessuno. Non le vuole nessuno, perché la mamma di famiglia dice subito che è sta patata piena di occhi. I soldati di Cortés alla fine si sono dovuti adattare a mangiare le patate, sennò morivano di fame. Poi la patata ha fatto questo giro, attraverso gli spagnoli è arrivato alle Canarie, dalle Canarie è arrivata in Spagna anche a Genova. Quindi il punto d'ingresso della patata in Italia è la Liguria. Quindi è per questo che in Liguria si trovano ancora tante varietà tradizionali e non per nulla il consorzio della quarantina in Liguria. Sì. Ecco, lì bisogna che ti consulti. Infatti volevo venire al banchetto a chiedere. Lì bisogna consultarsi con quelli del consorzio della quarantina, perché lì la storia della quarantina sono 40 giorni, no? Poi dopo bisogna vedere se è la stessa. È comunque sono patate da Appennino, no? Da coltivazioni o da montagna. Sì, da montagna. Quindi quando questa patata è arrivata in Europa, il primo effetto è che veniva usata come pianta ornamentale. Allora, se uno ha la fortuna di vedere foto di una patata, di un fiore di una patata andina, capisce perché si dice che Maria si dice che Maria Antonietta metteva il fiore della patata in testa e gli aristocratici se lo mettevano all'occhiello, perché i fiori sono distribuiti così. Quindi la patata veniva usata nei giardini come pianta ornamentale. Poi è stata nei terribili carestie europee, in particolare la guerra tra la Francia e la Spagna, che ha convinto soprattutto gli imperatori tedeschi a utilizzare la patata per l'alimentazione dei soldati e dei poveracci. Non vi racconto tutti i particolari, perché sono dentro personaggi insospettati, tipo un certo fisico americano che è noto nella storia della fisica, che si chiama Rutherford, che è stato quello che ha introdotto in Germania la patata e le tecniche di trasformazione di cottura. Durante queste guerre tra tedeschi e francesi, un tal Parmentier, è stato fatto prigioniero dai prussiani, ha imparato a conoscere le patate, è tornato in Francia, ha fatto una testa così a tutti dicendo: sta patata serve a sfamare il popolo. E lì, quindi, c'è ancora la ricetta. È vero che adesso diciamo le patate alla Parmentier. Questo spiega chi era sto Parmentier, non era uno chef, era tutt'altro. Quindi il successo della patata per nutrire la povera gente, ecco perché le piante poi ti portano anche a riflettere su fenomeni politici, sociali, economici, è arrivata in Irlanda. È lì che si è verificato il disastro, perché l'Irlanda era una colonia inglese. I contadini irlandesi coltivavano le terre di proprietà degli inglesi, dovevano pagare l'affitto. Quindi, come pagavano l'affitto? Coltivando le cose un po' più nobili, il lino e i cereali, la patata per la loro alimentazione. Quindi gli irlandesi di quell'epoca mangiavano una sola cosa, latte e patate.